Con un'ora di ritardo rispetto alla tabella di marcia, il vice premier Matteo Salvini torna in Abruzzo per sostenere i candidati sindaci di Giulianova, Montesilvano e Pescara. A Giulianova, in Piazza del Mare, tantissime le persone ad attendere pazientemente il leader della Lega e il ministro degli interni proveniente da una serie di altri comizi nelle Marche. Sul palco prima di lui gli interventi dei big della Lega in Abruzzo, a partire dai parlamentari Giuseppe Bellachioma, Luigi Deramo e Alberto Bagnai. Passerelle anche per i due candidati abruzzesi della Lega alle prossime europee, Elisabetta De Blasis e Antonello D'Aloisio, circondati dai consiglieri regionali quaresimale di Matteo e dal vicepresidente della regione Imprudente. Prima dell'arrivo di Salvini, intorno alle 20, il lungo comizio del candidato sindaco Pietro Tribuiani è affiancato dai candidati al Consiglio Comunale. Intanto ai nostri microfoni il senatore Bagnai parla di governo solido nonostante il caso Siri e di grandi obiettivi già centrati in questi 11 mesi, mentre Deramo confida in un Abruzzo consapevole della grande svolta politica dopo lo storico risultato delle regionali e Bellachioma chiarisce sulla mancata visita di Salvini a Pescara. Abbiamo deciso che Giulianova poteva rappresentare, in virtù del risultato che ha avuto, avere il merito di vederla ancora qui. Per quanto riguarda Montesilvano e Pescara, abbiamo scelto una soluzione baricentrica, anche perché sul palco di Montesilvano ci sarà anche tutta la squadra della Lega di Pescara. Salvini intanto sul palco parla dei risultati ottenuti con gli sbarchi azzerati, gli oltre 100.000 italiani che hanno già aderito a quota 100 e la legge sulla legittima difesa e sulle amministrative in Abruzzo. E cambiamento laddove la sinistra ha fallito in questi anni, abbiamo scelto donne e uomini assolutamente in gamba, idee chiare, i sindaci devono occuparsi di case, di scuole, di strade, di abbassare le tasse ai commercianti che stanno soffocando. E poi possibilmente applicare le direttive del governo e del ministro dell'interno e non disubbidire come qualche sindaco di sinistra ogni tanto fa, purtroppo. Risultati insperati alle ultime regionali per la Lega in Abruzzo, questo basterà per le amministrative? Poi le amministrative sono una scelta sulle persone, sui progetti, sulle città, sulle comunità. Io sono orgoglioso che la Lega e il centrodestra siano un punto di riferimento per tanti. Mi aspetto poi tanto sostegno per le elezioni europee, perché soprattutto in zone di mare noi abbiamo dimostrato che l'Europa deve cambiare, fermando la direttiva Bolkestein, difendendo la pesca, l'agricoltura, il diritto al lavoro, il diritto alla salute, e quindi conto che gli abruzzesi ci mandino come prima forza politica anche a cambiare le regole di questa Europa che così com'è non funziona.